Buongiorno a tutti, ci troviamo qua a Recco questa mattina di fronte al gazebo del Movimento 5 Stelle. Finalmente sono riuscita a rintracciare Paolo Pinna, che si era candidato ad Avegno e che comunque ha avuto un posto. Colgo l'occasione intanto per fare un'intervista e portare tutti gli aggiornamenti del territorio e le loro intenzioni, e soprattutto mi piace questa attività che fanno di ripulire il territorio, cioè quello che l'azienda comunale non controlla come servizio di pulizia, il Movimento 5 Stelle si munisce anche di guanti e sacchi e va ripulendo aiuole, panchine, graffiti, tutto quello che si dovrebbe occupare un comune. E niente, vi lascio la parola di Paolo Pinna. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa ci porti di novità buone da Avegno? Ma di novità buone da Avegno, intanto siamo riusciti, come hai anticipato te, siamo riusciti a entrare nell'amministrazione. Io sono stato eletto consigliere comunale, ovviamente di minoranza ad Avegno, abbiamo Massimiliano Visso eletto consigliere comunale, anche qua di minoranza, a Recco, però intanto siamo entrati nell'amministrazione per cercare di portare le nostre proposte. Del Movimento 5 Stelle e anche per esercitare quella funzione di controllo che abbiamo sempre prospettato, adesso lo facciamo da dentro l'amministrazione. E invece dal punto di vista degli interventi sul territorio, come hai anticipato te, a Recco, durante la stagione estiva, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, luglio e agosto, gli attivisti del movimento si occupano di ripulire le zone che sono più utilizzate dai turisti, quindi i bagni pubblici, gli spazi pubblici come la rimessa delle corriere, anzi la fermata delle corriere della MT, dove noi anche quest'anno ci siamo occupati della pulizia perché l'amministrazione non ha le risorse per farlo, lo facciamo noi. Anche quest'anno, come l'anno scorso, ci stiamo occupando di ripulire i giardini dove ci sono i giochi per i bambini. E appunto noi, io parlo per Avegno insieme agli attivisti di Recco, l'anno scorso abbiamo iniziato a ripulire il sentiero dei Ponti Romani, che è un sentiero che collega Recco appunto all'entroterra, quindi ad Avegno. Sono anche i sentieri dove puoi passare anche a passeggiare col cane, sbaglio? Assolutamente. C'è una cartina di un trekking che passa proprio di lì, perché tempo fa con la mia cagnolina, che è poi il mio staff, come tutti sanno, sì, ormai è famosa anche nelle sigle, ci avevano dato appunto una cartina e mi ricordo che c'era questo ponte. Esatto, noi l'anno scorso abbiamo dato una prima ripulita per permettere la funzione, perché c'erano certe zone che erano chiuse, non si poteva più passare, noi le abbiamo pulite e probabilmente un intervento, noi l'avevamo fatto per sensibilizzare le amministrazioni, sia di Recco che di Avegno, alla valorizzazione di questi territori, questi sentieri soprattutto, anche perché, come ripeto, c'è la presenza di ponti risalenti all'epoca romana, quindi è anche un patrimonio storico che va riqualificato. Comunque voi ad Avegno, rispetto alla pulizia, adesso parliamo di un altro argomento, sì. La cosa che mi ha lasciato sbalordita qua a Recco è che dal momento delle elezioni, che per legge entro i 30 giorni dovrebbe essere effettuato proprio il consiglio comunale, qua ne sono passati 60, ad Avegno questo problema non l'avete avuto? No, ad Avegno i consigli comunali sono stati detti nei tempi giusti, ora abbiamo il prossimo consiglio comunale proprio lunedì prossimo, quindi parliamo fra due giorni, dove verranno enunciate dal gruppo che ha vinto le elezioni le linee programmatiche dei prossimi 5 anni, e vediamo quante proposte del nostro programma amministrativo, quello che avevamo proposto noi con il Movimento 5 Stelle, sono state... Ricordami, perché la mia memoria è un po' corta, nel senso, i vostri programmi principali per Avegno erano, a parte la sicurezza? Sì, a parte la sicurezza, noi abbiamo diviso il nostro programma, così come a Recco, anche ad Avegno, il nostro programma era in 5 punti. Quindi che riguarda appunto la sensibilizzazione delle risorse culturali, quindi l'ambiente, buongiorno a lei, l'ambiente, e, il controllo dell'attività amministrativa, la trasparenza, e, che questi 5 punti ovviamente noi, anche se non abbiamo vinto le elezioni, cerchiamo di fare in modo che il più possibile del nostro programma amministrativo venga recepito da chi le elezioni le abbia vinte. Quindi la nostra lotta all'interno dei consigli comunali è quella, è di convincere la maggioranza che la maggior parte
noi eravamo convinti di tutto, che però la maggior parte del nostro programma deve essere anche attuato dall'amministrazione, perché comunque parliamo di punti che sono fondamentali. Sono per la comunità questi, cioè sono per i cittadini, non è per il singolo partito, che questi si possono ancora chiamare partiti. Le mie idee politiche non le posso esprimere, dissento da questa politica italiana. Sì, ma diciamo che sia a Recco che ad Avegno, in realtà chi ha vinto sono liste civiche. A Recco un po' più politiche, nel senso perché sono appoggiate formalmente da partiti politici, mentre invece ad Avegno teoricamente ha vinto una lista civica. Quindi noi cerchiamo, appunto, perché ci confrontiamo con liste civiche, di condividere le nostre proposte In merito alle vostre idee per la faccenda che ci hanno chiuso la caserma dell'Arma dei Carabinieri, cioè ad Avegno non ci sono, a Recco non ci sono, a Sori non ce n'è più, cioè il fatto che stanno tagliando tutti questi mezzi, cioè che poi è la sicurezza del cittadino, perché bene o male l'esercito, cioè l'Arma dei Carabinieri è la prima arma dell'esercito italiano. Voi in proposito a questo avete un emendamento, un qualcosa che possa far ritornare le caserme nei nostri paesi? Sì, noi diciamo che ci siamo attivati molto prima, quando si era ventilata l'ipotesi che la caserma dei Carabinieri a Recco dovesse essere chiusa, vabbè, per problemi legati alla proprietà dell'edificio dove risiedeva la caserma. Ci siamo subito attivati chiedendo ai cittadini di una raccolta firme per evitare appunto questa ipotesi. Le firme le abbiamo raccolte, le abbiamo depositate in comune a Recco e le abbiamo depositate chiedendo un interessamento da parte del sindaco e dei consiglieri comunali della vecchia amministrazione, stiamo parlando. Il risultato è stato che questa petizione popolare è stata portata in consiglio comunale, è stato preso un impegno da parte del sindaco a evitare e a scongiurare queste ipotesi. Il risultato è che in realtà la caserma dei Carabinieri è stata chiusa, è stata accorpata alla caserma di Camogli e che in essere oggi a Recco non c'è una caserma dei Carabinieri. Ma ancora prima che si prospettasse la chiusura della caserma di Recco, se vi ricordate, parliamo del 2009, già si proponeva di unificare le caserme su ad Avegno. C'era un edificio ad Avegno in cui volevano mettere proprio tutte le caserme. Questo edificio non è possibile riattivarlo in modo da avere anche noi qui una minima di sicurezza, perché comunque tu esci la sera, qua non c'è un vigile perché chiudono alle 7, non c'è un carabiniere, non c'è un poliziotto, non c'è un finanziere, non si vede una guardia giurata, arrivi, vuoi farti una passeggiata col cane, immancabilmente gli stupidi purtroppo ci sono in giro, è un sentore di persone anche molto, cioè ormai è un territorio abbandonato a se stesso, diventa anche pericoloso. Qua, le stesse cose che stai dicendo te noi le abbiamo sollevate direttamente col sindaco e in realtà ci è stato risposto che anche se non c'è fisicamente la caserma dei Carabinieri a Recco, essendoci a Camogli le pattuglie negli orari in cui c'è più concentrazione di persone, le pattuglie girano e sono presenti all'interno del territorio comunale. Ma è un momento, però fino a una certa ora, perché fino se io esco ora, la sera alle 11, che le caserme sono chiuse, purtroppo la realtà del nostro territorio è diverso, perché noi ci troviamo un 112, che è l'operativo di Santa Margherita, con un'auto e due carabinieri per un comprensorio che va da Bogliasco a Santa Margherita, compreso anche tutte le parti interne, cioè Uscio, Avegno, eccetera. Per cui questo non è la mancanza da parte dell'arma di non dare la sicurezza, è la mancanza anche della voglia delle organizzazioni comunali che non pestano i piedi, che non si interessano più, perché comunque anche qua a Recco abbiamo una prefettura che poteva, invece di essere abbandonata a se stessa senza manutenzione, poteva unificare comunque all'interno polizia, carabinieri, finanza e tutto quanto, polizia municipale, cioè potevano aggrubare tutto lì dentro, che già era partita la polemica quando hanno chiuso la guardia di finanza qua a Recco, se vi ricordate. E voi in proposito a questo cosa avete in mente come lotta? Allora, noi già, come ripeto, avevamo presentato
un'interpellanza chiedendo proprio un'interrogazione chiedendo al sindaco se c'era la possibilità di utilizzare l'area, l'edificio dell'ex prefettura per poter trasferire la caserma dei carabinieri in primo luogo. In realtà ci è stato risposto, tra l'altro apro una parentesi, il comune di Recco aveva dato incarico di progettazione per stimare anche il costo che sarebbe venuto a costare all'amministrazione appunto adeguare i locali dell'ex prefettura al, diciamo, al trasferimento della caserma dei carabinieri. Questa progettazione è stata fatta, è stato stimato anche il costo per eseguire queste opere, perché comunque per trasferire la caserma dei carabinieri diciamo che i locali devono essere adeguati alle, diciamo, le esigenze della caserma, d'accordo, però all'interno della prefettura erano già stati fatti dei minelogi, ci sono sotto le carceri, diciamo, c'è tutto. Sì, diciamo che c'è, l'amministrazione ha, diciamo, la situazione ben chiara, ci sono dei costi che sono un poco superiori ai 100.000 euro che dovrebbero essere, sopportati per riuscire a fare queste opere qua, quindi per poter permettere il trasferimento. In realtà fino adesso non si era fatto nulla, perché fino a quando c'erano gli uffici dei giudici di pace, diciamo che non poteva esserci una doppia destinazione, cioè o la caserma dei carabinieri ha bisogno che ci sia solo quella, non ci può essere una doppia occupazione. Ecco, quindi adesso il problema si è risolto, perché da Recco hanno trasferito anche l'ufficio del giudice di pace, non abbiamo neanche più quello, quindi adesso diciamo che il palazzo dell'ex prefettura potrebbe essere libero e potrebbe essere, diciamo, utilizzato. Potrebbe essere trasformato. E invece per quanto riguarda Avegno, voi avete una struttura dove poter ospitare una caserma? Allora, Avegno dipende dalla caserma dei carabinieri di Uscio, che c'è ancora fortunatamente, quindi diciamo che il presidio del territorio l'abbiamo garantito dalla caserma in forza a Uscio. In realtà so per colloquio, per sentito dire, che c'era l'idea che un palazzo recentemente dismesso da un po' di anni, che era precedentemente utilizzato per un'attività più o meno industriale ad Avegno, che venisse, diciamo, trasformato in una caserma comprensoriale, dove appunto ci dovevano essere i carabinieri, addirittura si parlava dei vigili del fuoco e della finanza. In realtà sono sempre cose che vengono tirate fuori nei momenti elettorali, poi quando si tratta di agire, di trasformare quello che è stato promesso durante la campagna elettorale in cose concrete, tutto viene vanificato. Niente, e secondo voi come potremmo risolvere questo problema noi cittadini attivandoci? L'unica cosa che possiamo fare è riproporre una raccolta firme, però sollecitare non solo le amministrazioni, ma anche la prefettura. Io infatti nel mio blog, se voi andate a vedere, ho scritto proprio un articolo sui 200 anni dell'Arma dei Carabinieri e vabbè, ho dedicato due video, uno che era il tenente Marco Pittoni, che per me era un eroe, un ragazzo che è morto nel 2006 salvando 80 persone durante una rapina alla posta, per cui l'ho evidenziato. E in fondo ho messo tutto l'indirizzo, email, telefono, eccetera, invitando i cittadini a scrivere al prefetto che li vogliamo la caserma, per cui volendo, se tu vuoi andare a vedere, ci sono già tutti i dati, ecco. In proposito a questo, se secondo te ci si può attivare, fare qualcosa insieme? Si può attivare, tanto più che, ripeto, la raccolta firme che avevamo diciamo, avviato noi, è stata mandata per conoscenza, è stata mandata tutta la documentazione per conoscenza anche al prefetto, che quindi sa che ci sono 500-600 cittadini che hanno firmato la petizione. Io ho invitato proprio i cittadini a scrivere al prefetto direttamente, senza non per conoscenza. Il problema è che poi si ci confronta sempre con la mancanza di risorse, perché il prefetto potrebbe anche sicuramente a cuore il fatto che ci sia un presidio del territorio, il problema è poi trovare le risorse per farlo. Secondo me ci dovrebbe essere un tavolo di concertazione tra i rappresentanti dei comuni, che devono essere i sindaci interessati da questa mancanza, la prefettura, però ci deve essere un impegno da parte delle amministrazioni a farsi carico, ciascuno per le proprie capacità economiche, della realizzazione dell'intervento, perché le risorse, cioè
comunque noi però adesso abbiamo anche un palazzo della prefettura che era stato costruito tantissimi anni fa, mai utilizzato, anzi era tenuto in piedi per un giudice di pace, ci stava all'interno un custode, è un palazzo che comunque costa soldi, adesso è chiuso, ci costerà lo stesso, ma è inutilizzato. Sì, adesso di fatto c'è l'archivio della prefettura ancora. Voglio dire, tenere un palazzo intero, un palazzone intero per un archivio mi sembra una cosa assurda, quando si può dare un servizio ai cittadini. Sì, io mi rendo conto adesso che sono entrato, diciamo, all'interno dell'amministrazione, seppur in minoranza, che quando c'è l'impegno a fare qualcosa, quando questo qualcosa viene realizzato, ci sono dei tempi, specie in questo caso che c'è da mettere d'accordo varie amministrazioni, la prefettura, bisogna trovare anche le risorse per farlo. L'importante è che quando si prende una decisione sia quella definitiva. Se diciamo mentre l'iter di approvazione di quello che abbiamo deciso va avanti, ci sono dei passi indietro di qualche persona che era coinvolta in questa decisione, allora salta tutto il banco. Lo vediamo in ogni cosa, per esempio nella riconversione della piscina Recco, piuttosto che nella riconversione dell'area ex dell'edificio Capurro d'Avenio. Non si risolve mai e non si arriva mai al dunque di queste decisioni, perché poi a metà del cammino c'è sempre qualcuno che fa un passo indietro. Questo è quello è un dato che succede, di fatto. Sì, è un dato di fatto, che è anche quello che succede a livello nazionale. Bene, Paolo, io sono molto contenta di averla conosciuta, di averti conosciuto, posso darti del tu. Assolutamente. Anzi, spero di avere altre interviste. La mia staff, la mia Sissi che mi segue ovunque, è molto più famosa infatti della padrona. No, è bravissima. E sì, niente, rimaniamo che ci aggiorniamo. Eventualmente posso venire anche su ad Avegno a intervistarti. Assolutamente. Ricordo a tutti che la nostra attività all'interno dei consigli comunali è consultabile sul blog ufficiale del Movimento 5 Stelle, alla pagina dedicata alle liste civiche. Avegno e Recco. Avegno e Recco, perfetto, quindi massima trasparenza. Come sempre. E niente, che cosa vuoi mica lanciare un messaggio ai giovani che si vogliono attivare, che vogliono fare qualcosa per il loro paese? Che si sveglino da questo letargo imminente, sessantenne di queste politiche sbagliate. È importante che i giovani, occhio alla palla, è importante che i giovani si attivino e partecipino alle nostre iniziative, che ci vengano a conoscere. E l'abbiamo visto purtroppo alle ultime elezioni europee, mentre qualcuno a sinistra, Renzi, è riuscito a mobilitare il popolo della sinistra, ma soprattutto a mobilitare le persone di una certa età, il nostro elettorato, che ha sempre puntato i giovani, non siamo riusciti a mobilitarlo, perché eppure sono loro che stanno pagando più che altro. Sì, poi abbiamo visto Renzi, cioè, ha levato l'immunità, ragazzi, che era una lotta, è stata una lotta per levare l'immunità, e lui l'ha riproposta, rivuole rimettere l'immunità, e siamo l'unico paese in Europa che abbiamo al nostro Senato e alla Camera dei Deputati della gente condannata, ma per reati pesanti, cioè associazione a delinquere mafiosa, ragazzi, cioè siamo l'unico paese d'Europa. Quindi una soluzione a questo. Una soluzione è che i giovani partecipino di più. E soprattutto che ci diano, al momento in cui si va alla conta dei voti, diciamo, che ci diano supporto, perché noi la battaglia del Movimento 5 Stelle che sta facendo a livello nazionale ma anche a livello locale è quella di riuscire a ribaltare la situazione da dentro e evitare che ci siano scelte politiche volte appunto al mantenimento della situazione che c'è, sia a livello nazionale sia a livello locale, e facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In realtà il progetto politico del Movimento 5 Stelle, che parte molto semplicemente da quello che dovrebbe essere alla base, diciamo, dell'attività politica di ogni cittadino, cioè la precondizione della politica, che è l'onestà. È molto semplice, per quello che noi rinunciamo. I famosi valori morali che si sono persi nel tempo. Esattamente, per quello che come precondizione noi
non si può prescindere da restituire metà di quello che i nostri parlamentari percepiscono alle piccole e medie imprese, per fare in maniera che le piccole e medie imprese abbiano un fondo di garanzia per accedere a dei mutui, per quello che rinunciamo ai rimborsi elettorali, perché dobbiamo riportare la precondizione della politica, ripeto, l'onestà deve essere diciamo, la base per ripartire, per far ripartire l'Italia. E ci troviamo invece a doverci trovare seduti nei rami del Parlamento persone che invece sono magari non condannate, assolute, sono vecchi, largo ai giovani, idee nuove, menti nuove. Esatto, le nostre battaglie sono per riportare i giovani, per ridare ai giovani in mano l'Italia. Il concetto fondamentale è questo, quindi per quello che chiediamo che i giovani partecipino alle nostre attività, che ci vengano a conoscere e che non si fidino di quello che i telegiornali fanno passare. Ecco, esatto, un'informazione libera e pulita, quello che io sto facendo, a dispetto, io proprio questo cercavo, un'informazione vera, pulita, concreta dalla gente comune, come noi, ecco, che siano dette le cose, i pensieri giusti e non elaborati, tagliati, questo non lo fai passare, quello non lo puoi dire, perfetto. Ripeto, noi, un'ultima cosa, noi non siamo portatori della verità assoluta. Però le nostre idee non sono fondate su interessi di parte. Le nostre idee sono nostre, punto e basta, sono condivisibili e non condivisibili, ma sono il frutto dell'onestà. Un pallone, eccolo qua. Quindi niente, un arrivederci, un grazie a te per la tua attività di informazione libera. Informazione assolutamente libera e spero di farne altra, ecco, ci aggiorniamo sui fatti che accadono qua nel territorio, come potete movimentarvi, come ci si può muovere, come si può trovare una soluzione ormai a un paese che è caduto e farlo rialzare un attimino. Sempre la massima trasparenza, spero, cambiando le regole, cambiando il modo di essere. Bene, io vi saluto tutti quanti, ti ringrazio tanto Paolo Pinna, e un saluto a tutti quanti i lettori, scusate, ma è mattina presto, sono tornata tardi dall'altra intervista, sono ancora un po' addormentata. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao il Graffio! Ciao ciao!